mi sono avvicinato alla musica circa nel 98, ero un po' grandicello, a 20 anni. A 20 anni scoprì una chitarra acustica, poggiata lì per caso da un mio amico, in garage dove stavamo. Avevo due giradischi, un amplificatore, delle casse, passavo dischi. Lasciò sta chitarra acustica, iniziai a strimpellarla e da lì abbandonai il DJ set, che appunto facevo tra amici, niente di importante, e iniziai a suonare la chitarra acustica. Così. Stabilità, certezze non ne Pensai principali soprattutto gli anni 80. Gli anni 80, dai Duran Duran ai Tears for Fears, piuttosto che i Talk Talk. E poi vabbè, gli anni 90, i Nirvana, cioè si viene sempre da là, cioè, ascoltando Nevermind, in Bleach, i dischi di Nirvana, cioè quando vuoi rimani incantato. E poi da lì vabbè, tutti gli altri ascolti, ascolto pure moltissimo Bruno Lauzi, passo da Bruno Lauzi a Dargen D'Amico, a Riccardo Cocciante, cioè non ho un artista oppure un genere preferito. L'ispirazione è nata appunto all'interno del mio monolocale. I brani suonati nei mesi del 2011, appunto all'interno di quei 35 metri quadri. Lì è nato tutto, ho iniziato a buttare giù pensieri, quello che mi passava per la testa, le delusioni lavorative che inevitabilmente si andavano a scontrare con le delusioni anche sentimentali. Insomma, non avere soldi in tasca, cioè, là era duro, voglio dire, non sono il primo purtroppo, nell'ultimo. E lì ho iniziato a stilare i brani, ma a settembre 2011 avevo quasi finito. Contattai Lorenzo Urciullo, iniziamo, ma per gioco, a registrare i primi pezzi. Per lei l'amore è per lei la sorte. Il video sì, è uscito in ritardo perché abbiamo avuto dei contrattempi, diciamo così, a maggio-aprile di quest'anno. Niente, poi abbiamo fatto passare l'estate, abbiamo deciso di farlo uscire settembre-ottobre. È stato un video divertentissimo, tra l'altro girato da Gabriele Galanti, regista siracusano. L'attore principale è Angelo Orlando Meloni, scrittore siracusano, qui tutto rigorosamente in casa. E parla di questo Darth Vader precario. È molto attinente al testo, si attiene molto al testo, però scherzandoci su, un Darth Vader che magari si arrangia a fare il pizzaiolo piuttosto che il muratore per portare qualche soldo a casa e per far star bene la propria metà. Ci siamo divertiti anche qua. Certezze non ne Mi piacciono queste scie di cantautori che stanno ben venendo fuori, poi in Sicilia in special modo, Lorenzo stesso con la Pesce, Di Martino invece un casino, Carnesio, Orazio, ma poi sono anche artisti sconosciuti, siracusani tipo Carmelo Menta, o realtà di Band Noise, Suan Silver, terrei fuori magari chi va in questi talent show a cantare brani che non sono i propri, quello già un po' mi infastidisce.